Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo su The Elder Scrolls 4 Oblivion. Continuiamo con le quest della Gilda dei Ladri, anche se c'è un freddo cane ed è veramente arduo registrare. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare qui al castello di Anvil per le nostre nuove missioni. Interessante. Tutto qui a Anvil. Lì intanto lascio il mio setup da Camaleonte, un nuovo salvataggio e partiamo. Vediamo cosa c'è da fare. Che ore sono? Le 11. Troppo presto. Facciamo passare un po' di orette. Io sto registrando questi episodi di fila, poiché ho questo momento libero per registrare. Adesso dove devo andare? Dove dobbiamo andare? Vabbè, le traduzioni lasciamo perdere. Fatte proprio con i piedi. He's the captain of the guard in Anvil now. He used to be in the Imperial. He made things very difficult for the Thieves Guild for a while. Interessante. I heard you were the one that made it all happen. Everyone in the... Ok, Volpe Grigio. We don't talk about him in public. The Thieves Guild follows the Grey Fox. E quindi devo consegnare cose da rubare a lui o no? E questa è una cosa. Shadow hide you. Sì, lui mi dice che potrebbe chiamarmi in qualunque momento, ma non capisco quando. I see you work with Armand Christoph and Skriva. They can make all your outstanding. Ma non mi interessa questo, io voglio capire. Shadow hide you. Se mi dice di andare qui, c'è un motivo. Facciamo passare un'altra giornata, non capisco perché ho venduto abbastanza, infatti. I have a message for you from the Grey Fox. Perfetto. Qual è il messaggio? The Grey Fox has a task for you. Meet him at Helvius Cecia's house in... Perfetto. Far finta di non vedere. Quindi, se avete dubbi, andate qui. Fate passare 24 ore o forse più. Poi verrete chiamati per andare... Ancora... Sì, già il 7 camaleonte l'ho messo. Far finta di non vedere, interessante. Finalmente accetteremo una missione da parte del capogilda Volpe Grigia. Mamma mia, questa zona invernale mi fa venire ancora più freddo. L'odio. Per una persona del sud il freddo è devastante. Sappiate soltanto questo, è devastante. Soprattutto in questo periodo che c'è un freddo gelido. Ah. Abituati in inverno anche a 20-30 gradi. Adesso siamo quasi a 1. Eccolo qui, Volpe Grigio. I see you got my message. Sei fortunato, non ero occupato. Curb your tongue, Shadowfoot. I am the Grey Fox. If you ever want to become a master thief in the guild. Vabbè. I see you got my... Okay. I have need of your special gifts. There is an item hidden away in a remote monastery. I need you to go get it for me. Okay. The monastery is extensive and well guarded, so you should make sure to be well prepared. Should you succeed, okay. Che manufatto? I will pay you well for your services. Capital. The monastery is called the Temple of the Ancestor Moths. It is where retired blind moth priests go to wait out the rest of their days. Ah, interessante. I will mark the location on your map. Look for it in the far northeast of... I need you to acquire Savilla's stone. Okay, Savilla, large la pietra di Savilla. Special properties that I need to gain advantage. Remember, do not shed innocent blood.
there is no blood price. When I receive word that Sevilla's stone is missing, I will be here. I don't answer questions about myself. Vaffanculo, pezzo di merda. Lui il più grande ladro, un coglione. Ok, dobbiamo andare. Tempio delle Ave Falene. Allora, avendo il set di che ci permette di essere super invisibili, direi di farci questo pezzettino di strada tutto di corsa, senza affrontare nemici, tanto lo sapete, posso devastare tutto grazie al mio personaggio. Ci facciamo questa bella passeggiata. Oh, e questa cos'è? Ma vediamo. Poco parole mi ha dato un'arma e uno scudo. Ma di che tipo? Un arco dedrico e basta? E l'elmo dedrico. Ah, non mi serve un cazzo, vabbè. Andiamo avanti. Quindi sto dicendo, per una persona veramente abituata ad alte temperature, è veramente devastante. Troppo, troppo, mamma mia. Cioè, noi che la neve la vediamo soltanto in televisione, potete ben immaginare. Ed ecco qui il tempio. Ho trovato il tempio delle Ave Falene. Adesso devo trovare la pietra di Sevilla. Forse posso convincere uno dei monaci ad aiutarmi. A questo proposito abbiamo anche un ottimo incantesimo, Maria Suprema, che ci permetterà di avere accesso a tutte le informazioni. Quindi grimaldello indistruttibile, possibilità di utilizzare un charm infinito. Parliamo, scegliamo non a caso. Tu, what can this peaceful monk do? Pietra di Sevilla, anzi, parlaci dei monaci ciechi. We serve the retired moth priests from the Imperial City. The work they do, they live in utter darkness in the secret catacombs. Of course it doesn't affect them, because they're blind. Pietra di Sevilla. I've never heard of it. Why do you ask? Tell me more. Ma che lui non ci dice nulla. Parliamo con un altro. Fratello Yar. What can this piece? I have no... Vaffanculo pure tu. May you always wear togli soft, fammi passare. What can this be? I really shouldn't be telling you this, but I know you are trustworthy. Quindi, indipendentemente dal vostro livello di eloquenza, dovete cercare il monaco giusto. Don't tell Heridia I said anything. I could be... Dove sono le catacombe? Ok, ok, I'll show you. But only because you... Please be discreet and don't okay, bother the ok, questi cambi di doppiaggio devastanti per le mie orecchie. Ma you always wear soft silks. Guardate quanta bella neve. Ho visto più neve giocando a Skyrim che qui in Sicilia, ragazzi. Immaginate quanto ce n'è, veramente. Oh, oh. Non posso entrare? Ora sì. Dove devo... Ecco, lì dovevamo andare. Vabbè, lasciamo perdere. Prendiamocela a ridere questa. Oramai affrontare la quest della Gilda dei Ladri in questa maniera è veramente divertente. E sono giustificato, perché avere il 7 camaleonte per affrontare... le missioni della Gilda dei Ladri, che appunto richiedono una furtività estrema, è il modo migliore per ottenere questa furtività è appunto... avere un set che ci rende completamente invisibili. Sono entrato nella catacomba del monaco cieco. La volpe grigia ha accennato che i veri guardiani della pietra di Sevilla non vogliono essere soggetti al prezzo del sangue. Scommetto anche che non sono molto felici di vedermi. Farò bene a stare attento d'ora in poi. Siamo completamente invisibili, quindi questo problema non sussiste.
Anzi, perché sono un mattacchione, utilizzerò luce, così ammireremo le gioie delle catacombe. In questo periodo, francamente, registrare con lo scaldacollo, la sciarpa o qualsiasi altro mezzo, o meglio, registrare in generale è devastante, non vi dico altro. Ok, questi monaci non credo abbiano nulla addosso. Possiamo fare un checkout così. Sono ciechi. Prendo la chiave, anche perché non ci serve nemmeno aumentare scasso. E facciamo un giro dappertutto. Esploriamo, esploriamo tutto. Queste cose le prendo. Non che mi servano però. Vi posso dire, registrare in queste condizioni per me è traumatico. Cioè veramente, mamma mia. Cercate di compatirmi. Chi è del sud mi capirà sicuramente. Io amo il calore, il dannatissimo calore periodo estivo. Ah, di nuovo al buio? Mancano. Comunque, sto affrontando questa quest in maniera veramente base. Alambicco esperto, maledizione, peccato. Mi aspettavo di trovare un alambicco maestro, ma non è stato così. Con la scusa esploreremo tutto. Altro oro che francamente non ci serve. Perché se volessi fare tanto oro, acquisterei delle pozioni, degli ingredienti per fare pozioni, acquisterei. Guardate, ma anche i topi voglio disturbare, ci posso pure provare. E muore uguale, sempre difficoltà massima. Ok, abbiamo preso un altro incantesimo. Ripristiniamo la stella di Asura. Ma non mi servono queste cose, infatti le lascio. Abbiamo esplorato tutto qui. Anche questa stanza, va bene, andiamo via. Prendiamo sta pietra e ce ne andiamo. Vedete, affrontare queste quest è molto molto semplice, avendo il setup adatto. Quindi, vado ad affrontare le quest della Gilda dei Ladri in maniera soft e completamente al sicuro. Bene, vi servirà un 7 camaleonte, Grimaldello di Nocturnal e Malia Suprema che potete creare tranquillamente. Ok, qui ci sono le stanze. Vediamo se troviamo qualcosa di importante. La pietra dove si trova? Di qua. Ma noi andremo di qua, voglio esplorare. Vabbè, andiamo a prendere la pietra, poi lo esploriamo. Tanto non ci beccheranno mai. Ed è giusto così, ragazzi. Io non vedo l'ora che ritorni almeno la primavera per avere un clima decente. L'inverno non fa per me, lo dirò sempre. Sono stato per 2 anni in posti freddi. Mamma mia. Non mi ci fate pensare, ragazzi. Veramente un incubo è stato. Cioè, vi dico solo che in estate, a giugno, parto per Londra. Pantaloncini, alle 7 del mattino mi alzo. A quel tempo fumavo, per andare a fumare la mia sigaretta fuori. E cazzo, di nuovo esperto. Vi giuro io, un freddo cane che voi non potete nemmeno immaginare. Mamma mia, traumatico.
Vedevo queste persone col giubbotto e io a maniche corte soffrivo, ragazzi, soffrivo in una maniera incredibile. È uno che al di là dell'esperienza veramente piacevole, il clima grigio mi è sempre piaciuto. Anche la pioggia mi piace, però tutto quel freddo, mamma mia, ma cos'era? A volte mi chiedevo, guardando le altre persone lì, ma come cazzo fate a vivere in un posto così gelido? E uno mi disse, prova ad andare in Scozia. Io, no, non ci andrò mai, c'è troppo freddo, non se ne parla. Epico. Scelte giovanili. Cazzo è sto coso? Però è bello parlare di queste cose in questa maniera. Vabbè, prendiamole tanto. C'è uno scheletro lì. Non ci serve andare qui, possiamo anche aggirarlo. Non combatterò adesso, non mi va, ragazzi, perché credo che qui non ci siano più monaci, però ci sono mostri. E francamente mi secca parecchio combattere. Comunque, volevo raccontarvi queste cose perché ci stanno, ci stanno. Ok. Mi sono punto, ma dettagli. Comunque spero che almeno vi siate divertiti a sentire questi anelli. Oh cazzo. Ma buongiorno. C'è di tutto qui. Ok, con questo ricolleghiamo quello. Adesso aggireremo anche col nemico. Non mi va di combattere. Trappolozzo qui, state attenti. E andiamo avanti. E infatti con questo freddo soffro di un'emicrania terribile. Il mio corpo giustamente non è abituato a queste temperature, e non sono solo io. Però ci siamo dimenticati un pezzo di tempio, lo esploreremo dopo. Ok, abbiamo trovato la pietra, siamo vicinissimi. Sì, ok, l'ultima parte. Allora, questa missione può rivelarsi estremamente semplice o estremamente difficile a seconda del setup che avete. Il mio consiglio, fatemi un setup come il mio e siete a posto. Allora, lì c'è il monaco che la custodisce e io adesso me la fotto. No, pickpocket un cazzo. Vabbè, io posso anche camminare, sti cazzi. Ho la pietra di Saville, ora devo tornare a Brume. Ma nessuno si è accorto di noi. Allora, da dove dobbiamo tornare? Da qui, sì. Quindi possiamo esplorare tutto. Veleno malanno è importante, lo prendiamo. Qui in mano ci sono dei bastardoni incredibili. State molto attenti, se non avete il setup che la volontà, non le... Affrontare questa quest è molto molto seccante. Quindi il mio consiglio, prima vi fate il setup e buonanotte. Musiche molto evocative. Giriamoci tutto qui. Potrei anche uscire da qui, però ho dimenticato una parte da esplorare. Istruzione tonaca grigia, prendiamole. Da qui si va al tempio, però calmiamoci un attimo. Allora, se usciamo da qui non possiamo più tornare. E questo è uno. Quindi assicuriamoci bene di esplorare tutta sta zona prima di uscire. Non avrebbe senso arrivare qui e non esplorare nulla. Dobbiamo andare in quel buco, almeno credo sia quello. Yes.
Io voglio esplorare tutto con calma, anche perché poi qui non ci ritornerò più. A parte questo non c'è nulla. E qui è tutto esplorato. Ritorniamo un attimo indietro. Salviamo perché voglio vedere se è possibile arrivare. Ci andiamo dalla strada normale, vediamo che succede. Qui mi colpiscono a gratis. Ok, sappiamo che si può uscire anche dal pozzo, ma non mi serve. Io ho dimenticato una zona e voglio esplorarla adesso. Che siamo qui che fanno? La esploriamo. Ma allora, da dove si arriva? Veloce, veloce, a dove dico io? Da qui. Sì, vabbè, ci sono gli spuntoni, sti gran cazzi. E andiamo avanti. Cioè, che poi mi chiedevo, insieme al mio compagno di stanza e ai miei coinquilini, ma voi come minchia fate a vivere qui? Ma no, tranquillo. Anzi, non c'è freddo. Io tipo li guardavo. A modi, ma che cazzo. Che cazzo dite che non c'è freddo? Cioè siamo a giugno e lì c'erano tipo 15 gradi. Fa vedi che sono tantissimo. A settembre nevica. Mi hanno detto questo. A settembre nevica. La mia faccia gelata. Proprio gelati, ragazzi. Cazzo. E dai, mi apri sta porta. Vaffanculo, andiamoci dalla versione base. Cioè, per me è stato un incubo. E tutto questo è successo il primo giorno, la prima sera. Cioè, sentire queste parole, il mio cuore si è fermato proprio, ragazzi, non potete immaginare. Quindi parti subito a chiamare a casa. L'amorosa, i genitori che ti chiedevano com'è l'Inghilterra, come ti aspettavi? Più o meno ragazzi, è bella, c'è di tutto, gli automezzi funzionano, il mangiare è una merda, alcune cose, vabbè, mangiare una merda rispetto a quello che mangio io, però si mangia bene, alcune cose non mi piacciono, però vabbè, sono gusti personali. Gli automezzi funzionano, persone, ho incontrato persone civilissime, non mi posso lamentare. Ma c'è soltanto un piccolo problema. Qui è inverno. Tipo mio padre, diciamo che sospettava qualcosa del genere. Lui ha vissuto negli Stati Uniti, quindi bene o male, sapeva che l'Inghilterra era un paese gelido. Guardate, pipistrelli, c'è Batman. No, pipistrelli o fra... No, pipistrelli. Signori, abbiamo trovato i pipistrelli. Batman. La serie la sto portando avanti, non vi preoccupate. E mi sto anche divertendo. Quindi, poiché abbiamo subito questo shock, le rassicurazioni dei genitori, dei familiari, dei parenti vicini rassicurano sempre, perché per quanto una persona del sud si allontani da casa, la casa non si allontanerà mai da te. La famiglia al primo posto, almeno questa è una concezione che può sembrare stupida e risulta molto obsoleta lì credo anche al nord Italia, ma spero proprio di no, perché veramente lì sono un po' abbandonati a se stesso, cioè c'è molta indipendenza. Ed è una cosa bella da un lato, però poi si sente quella mancanza di familiarità, cioè il calore familiare non è tutta un'altra cosa. Abbiamo trovato una dispensa. Un'altra. Mi prego, datemi un dannatissimo coso che cerco io per fare le pozioni. Chiamo anche per il cazzo. Comunque,
La famiglia rimane pur sempre la famiglia, cioè volete paragonare il cenone di Natale che facciamo qui da noi al sud con un cenone di Natale? Ma non parliamo di portate, sia chiaro. Parliamo di altro. Perché, vabbè, il cibo sempre in quantità abnormi. Ma l'affetto familiare è tutt'altra cosa. Rende piacevole quella sera mangiare talmente tanto. Una cosa che mi è mancata erano appunto queste cose. Arrivo lì a Londra, tipo entriamo in cucina. Io sto facendo il percorso a ritroso per allungare il sugo e parlare con voi, sia chiaro. Potevo uscire direttamente da lì, però abbiamo esplorato tutto. Tutto questo possibile grazie a questo set che ci permette di giocare con molta tranquillità. E cazzo, sto lambicco esperto. Cioè diciamo che poi la tristezza noi la sentiamo il doppio rispetto alle persone normali. Però è pur vero che sono esperienze che allontanarsi un pochettino aiuta a crescere. 2 anni poi uno si abitua a tutte cose, però c'è sempre la voglia di ritornare. Infatti dopo che uno passa un periodo di superiore a 1 anno fuori, poi già ti abitui già dopo i primi mesi. Già dopo i primi mesi ero abituato. In inverno, l'inverno per me era arrivato prima, molto prima rispetto ai miei colleghi in Sicilia. Ma è passato anche il Natale lì, veramente strano. Ci ho mangiato bene, su questo non mi posso lamentare. Soldi non mancavano, si lavorava, si campava bene, si tirava, cioè non esisteva lì il si tirava a campare, io campavo benissimo, tranquillamente. Non era quello affatto, non mi pesava, cioè si lavorava e si viveva bene. Su questo è una cosa che qui non ho mai più ritrovato in Sicilia, ed è un vero peccato, perché noi abbiamo cose che loro si sognano. Alzarsi la mattina con il sole, alzarsi la mattina e petto nudo, solo con i boxer. Solo da noi le possiamo fare queste cose. E in luoghi caldi. Prendere una tovaglia da un telo mare e andarsi a buttare a mare con dalle prime luci dell'alba, perché superate le 10 del mattino qui scattano i 40 gradi a pressione. Vi brucia vivo il sole. I hear the monks were most... Tonaca di... Perché... What's? Vabbè. You think this is Nocturnal's cow? Where did you hear about that? Non lo so. Do una nota nel monastero. Ah, sì, perché quella monaca. I see. I suppose there is no hiding it from you. No hiding. Allora, in poco tempo lui ci ha detto di prendere sta pietra. Sta pietra, invece, era la tonaca di Notturno. Perché gli servirà a lui, al bastardone. In fact, I just told you my true name twice, but I bet you don't remember it. La nota l'abbiamo trovata vicino alla scala. You and I have even met before, when I was not wearing the cow. To your clouded memory, he and I are two different people. Ricordate questa parola. My own family doesn't even know me. I would give much to be rid of the gray cow and its curse. Allora, in poche parole, nessuno lo può riconoscere fin quando ha la maledizione di Nocturnal addosso, e quindi lui necessita di un tot di artefatti per spezzare questa maledizione. Lo scopriremo dopo. My sources tell me that Sevilla's stone is gone missing. Ecco la pietra. Capital! Now I can see past the palace defenses. Oh, it's a good thing the emperor didn't know they had this stone. He would have had it destroyed or taken it from them and kept it under lock. When I have learned what I need to know, I will call for you again. Let us leave Helvius's house now. Ok, abbiamo completato Shadow. La missione. Vediamo se trovo quella nota, un attimino, ve la voglio fare leggere. La tonaca grigia di noi avvolge nell'ombra il volto di colui che la indossa. Nessuna luce o magia può penetrarne le profondità.
Guardare il volto di Nocturnal senza tonaca è come vedere le profondità del vuoto. Un uomo impazzirebbe. Recentemente si è saputo che la tonaca grigia è andata perduta. Nocturnal sarà furibonda e la recupererà facilmente. La signora dell'ombra che ha rivelato. La signora delle ombre ha rivelato inoltre che sulla tonaca grigia è stato pronunciato un incantesimo. Chiunque la indosserà si perderà nelle ombre. La sua vera natura rimarrà sconosciuta a chiunque lo incontri. Va bene, la sua identità sarà cancellata dalla memoria e dalla storia. Il suo ricordo si perderà nelle ombre rifiutandosi di rammentare il nome del proprietario a chiunque lo incontri. Egli verrà riconosciuto solo dalla tonaca. Invierò una triade di sacerdoti della falena a investigare su questa storia per capire se è vero o falsa. Scopriranno dove si trova la tonaca grigia. Se in Tamriel, Oblivion o altrove, scioglieranno tutti gli incantesimi, anche quelli di Nocturnal. La triade inoltre svelerà come spezzare l'incantesimo affinché i sacerdoti della falena possano utilizzare la tonaca grigia. Ufficio dell'occhio cieco, quindi. Ho sbagliato a dire che la pietra era la tonaca, errore mio. Shiva mi ha detto che la volpe grigia potrebbe contattarmi presto. Fino a quel momento devo vendere altra refurtiva fino a 2000 monete d'oro. Lo farò nel prossimo video. Ok, qui mi dice che ho superato i 700. Va bene. Però io per sicurezza farò una cosetta. Ruberò qualcosa nel prossimo video. Intanto abbiamo completato la quest far finta di non vedere. Io vi ringrazio per avermi seguito. E ci vediamo col prossimo video. Iscrivetevi al canale, commentate e condividete. Alla prossima, ragazzi!